Amici di Fiumicino Online, ci troviamo di fronte al cancello dell'ex centrale elettrica dell'Enel, ormai dismessa da qualche anno e in passato utilizzata come rifugio per gli extracomunitari. Ebbene, adesso è in cerca di una nuova sistemazione. Si parla di un investimento da oltre 4 milioni di euro, ma la società elettrica italiana non ha intenzione di cedere a compromessi e questo in qualche modo sfiducia gli investitori che già di questi tempi di crisi sono molto difficili da trovare. Ma vediamo ora cosa ne pensano i cittadini. Un'idea per la centrale dell'Enel? Ma sicuramente una struttura da utilizzare a livello culturale, cioè parliamo di un auditorium, uno spazio per la musica, per i giovani, un punto di incontro, ecco, da non sottovalutare perché comunque è una struttura importante collocata al centro del paese, ecco. Evitare il degrado e riconsiderarla a livello culturale credo sia importante, anziché costruire nuovi centri commerciali che non occorrono. La vecchia centrale dell'Enel cosa si potrebbe fare? Le soluzioni sarebbero tante da fare, ma se potrebbe fare una casa di riposo per anziani, se potrebbe fare un auditorio come è stato detto, se potrebbero fare multiservizi, se potrebbe fare una specie d'ospedale. Per sociale, quello che si può fare per sociale sarebbe buono, però tocca trovare chi porta i mammalucchi, chiamiamoli così, chi porta i soldi, perché lì penso che ci vogliono parecchi soldi per sbrogliare quella situazione lì. Un investimento sulla vecchia centrale dell'Enel, cosa potrebbe diventare? Ma io penso un centro per la musica, magari dove fare i concerti, dove appunto anche i giovani che si vogliono esibire qua nel territorio di Fiumicino possono avere questa opportunità, insomma. Penso che anche i giovani ragazzi sempre del comune potrebbero essere contenti di partecipare ai concerti che verranno fatti, insomma, e avere un punto di ritrovo, ecco, importante e culturale anche, che non fa male. Un progetto sulla centrale? Magari un centro dove i ragazzi possono magari trovare un po' di svago, visto che qua a Fiumicino oltre a lungomare non c'è niente, quindi magari una cosa che potrebbe dare anche lavoro ai giovani e anche svago. Un centro che possa essere aperto anche la notte? Anche la notte, magari con un po' di musica, un qualcosa comunque per distrarre da tutto quanto. Per la vecchia centrale dell'Enel si pensa a tante iniziative, voi che ne pensate? Sicuramente per esempio il comune potrebbe farci un centro d'aggregazione tipo magari sportivo, un centro sportivo dove far aggregare i giovani in varie sicuramente attività sportive. E lei cosa ne pensa? A me piacerebbe un auditorium per la musica, quindi realizzare concerti e dare la possibilità di una scuola di musica per i ragazzi, per i giovani. Da auditorium a centro di aggregazione giovanile, l'inattiva centrale dell'Enel ha le potenzialità di diventare uno snodo importante per la città di Fiumicino. Il comune sta aspettando investitori all'altezza per non lasciare nello stato di abbandono l'intero complesso. Bisogna però assicurarsi che il progetto di rinascita possa contare su solide basi, in grado di garantire un risultato soddisfacente. All'Enel si chiede invece di interessarsi della faccenda, acconsentendo ad una vendita o magari promuovendo un nuovo progetto di condivisione. Per Fiumicino Online, Simone Mangoni.